portato a vedere quali sono gli eventi in valle con degli approfondimenti. Siamo stati anche in piazza Scianu, che in questi giorni si è trasformata in una grande ludoteca. Vediamo. Per il settimo anno Piazza Scianu ospita Gioca Ossa, la manifestazione del gioco intelligente. Sono tanti gli appuntamenti che si protraggono per tutto il weekend. Allora ce ne facciamo presentare qualcuno dal coordinatore Davide Giocco. Allora, che cosa fate quest'anno? Beh, quest'anno facciamo raccontare i giochi. Il tema della settima Gioca Ossa è la narrazione, perché dietro a ogni gioco si nasconde una storia. E noi quello che facciamo, raccontiamo queste storie, anzitutto con i giochi in scatola. Ci sono oltre 500 giochi in scatola per tutte le età, ma soprattutto per gli adulti, che noi portiamo per essere il cuore della manifestazione, e poi tutto quello che è gioco intelligente, perciò calcio balilla e miniature, giochi giganti e giochi di ruolo, enigmistica e giochi di carte, tutto quello che è socialità all'interno del gioco. Abbiamo scelto di portare i nostri giochi in piazza Scianu perché pensiamo che il gioco sia un mezzo di incontro importante anche per gli adulti, e abbiamo visto che funziona, perché partiamo dagli 8.000 partecipanti dello scorso anno e miriamo più in alto. Quindi è una manifestazione che sta crescendo. Quali sono gli appuntamenti più attesi? Beh, sicuramente quello di questa sera, di sabato sera, in cui la caccia al tesoro notturna trasforma il centro storico della città. Abbiamo 100 squadre che, attraversando le aree più o meno note del centro, cercheranno di salvare il mondo grazie ai supereroi che già hanno popolato la città di Aosta. Le iscrizioni sono possibili fino all'ultimo in segreteria qui in piazza Scianu, e poi moltissimi altri appuntamenti come il torneo di calcio balilla della domenica pomeriggio, oppure gli appuntamenti con i giochi di narrazione che quest'anno arrivano fino al Teatro Romano e al criptoportico forense di Aosta, perché pensiamo che tutta la città possa essere vissuta anche attraverso il gioco. Abbiamo visto, gli appuntamenti andranno avanti non soltanto in piazza, ma noi intanto andiamo a vedere i giochi che sono in corso in questo momento. Paolo, qui come rappresentante dell'associazione dei tornitori della Bassa Valle, che cosa state facendo qui a Gioca Ossa? Dunque, a Gioca Ossa abbiamo portato su le nostre attività di tornitura con un tornio elettrico classico, un tornio a pertica, che è un vecchissimo tornio, e il tornio per bambini, il tornio a bicicletta. Cosa realizzate? Dunque, col tornio normale si realizzano le trottole, degli oggetti piccolissimi. Con il tornio a pertica si realizzano delle suppellettili tipo scodelle, piatti, bicchieri. Con il tornio a bicicletta realizziamo i giochi per i bambini, quindi dei bicchierini, delle piccole trottole. Jacopo, volontario di Gioca Ossa da? Da 3 anni, il terzo anno questo. Oggi ci mostri un gioco? Un gioco astratto, si chiama Pentago questo. Allora, lo scopo del gioco è quello di mettere 5 palline in fila, possono essere in verticale, in orizzontale o in diagonale. Ognuno a turno piazza una pallina e poi fa girare di 90 gradi uno dei 4 quadretti. A turno si mette una pallina e si gioca. Conosciamo Gioca Ossa ormai dalla 7ª edizione, abbiamo collaborato anche insieme, quindi, volentieri. Non è la prima volta, quindi? No, assolutamente. Che valore hanno manifestazioni come queste? È sempre molto importante avere comunque una passione da poter condividere, soprattutto con il pubblico e gente che viene da tutte le parti. Abbiamo visto che a Gioca Ossa ci sono tantissimi volontari, non tutti quanti però sono ai tavoli a spiegare i giochi e anche a divertirsi. Qualcuno deve anche occuparsi del lavoro di organizzazione, vero Daniele? Beh sì, la manifestazione inizia parecchi mesi prima, in realtà bisogna prima capire se si riesce veramente a farla, se troviamo il minimo dei fondi comunque necessari a fare le cose che servono, e poi bisogna incontrarsi e cercare di capire come gestire per esempio i volontari, piuttosto che la campagna di crowdfunding, piuttosto che andare a comprare i materiali. Poi nei 3 giorni arriva il clou e bisogna coordinare il tutto in modo che funzioni, qualsiasi sia l'intoppo o la difficoltà che porta una manifestazione così grossa, però poi la soddisfazione alla fine è tanta. 19ª edizione del Gran Paradiso.